Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Guten pomeriggio, oggi è pomeriggio. Guten pomeriggio, allora sono le 1:47, Radio Kiss Kiss, e che dirvi, oggi facciamo un pomeridiano a menaggio, per cui dobbiamo essere lì per le 16, sì, ce la stiamo prendendo molto comoda. No, ma oggi per loro è ieri, oggi. Se questo video lo metti domani. Domani non ci siamo, appunto, è bello. Ma va su domani, quando è che va su domani? Ma che ne so io quando va su domani? Allora non puoi dire oggi, uno vede per lui oggi, per lui. A proposito ragazzi, non so quando andrà su sto video. Allora oggi intanto è venerdì 17 luglio. A menaggio. E stiamo andando verso menaggio a fare il mercatino serale. Fino alle 11:30, ma non ho capito bene. E poi domani invece saremo a Bergamo Alta, per cui oggi siamo fuori, domani siamo fuori, domenica credo che caricheremo i due video, cioè uno per la domenica stessa che sarebbe questo di oggi, e lunedì caricheremo quello del vlog di sabato. Okay. Cioè ti sconfinfera? Io in questa azienda ci ho lavorato un mese, me ne sono scappata perché è fuori dal mondo, cioè dopo le 8 ore dovevi chiedere il permesso se potevi andare a casa, fuori dal mondo proprio, fuori dal mondo. E cos'altro dire, facevano fibre ottiche, no, il lavoro non era neanche malvagio, però diciamo che non era le settime meraviglie del mondo, che uno dice è lavoro, sì, ho capito, ma a quel tempo c'era la possibilità di scegliere, non è come oggi, e per cui ho preferito andare dall'altra parte. Comunque stringiamo, che non c'entra niente, ma questo fatto qua del mercatino, cos'è che stavi dicendo te? Ah, che se riusciamo a caricarlo oggi a menaggio il video sarebbe una cosa buona. Ah, oggi stesso, per domani? Oggi per oggi, e quando lo vedo? Ma sera, amore, fai a picci, non vedi ci sono 40 gradi? Stavo dicendo oggi per oggi, ma se riusciamo a finire il vlog a un'ora decente, anche a metterlo su ritardo pomeriggio per le 5. Ma scusami, arrivi lì, il mercatino è appena cominciato, già finisci il vlog pronto? Amore, non ha senso, scusami, almeno fino alle 11 devi tirare, no? Sì. Almeno dico, poi non so, poi magari può succedere di tutto di più, non lo so, adesso vediamo. Se riusciamo stasera a caricarlo per domani attraverso il telefono non sarebbe male. No, affatto. Comunque guarda quanta gente c'è per strada. Beh, ce la siamo presa molto con comoda, nel senso che siamo partiti molto in anticipo. Però conoscendo la strada, che se poco poco ti trovi uno lento davanti non arrivi più, perché non c'è possibilità di sorpassi, non c'è, insomma, devi andare a, come si dice, 50 all'ora là. Pietro, davanti un camper o qualcuno che attraverso. Bravo, infatti. E poi volevamo fermarci a prenderci un caffè, perché ci sta, così ci svegliamo fuori per tutta la serata che viene. E basta ragazzi, è da tanto tempo che non vado a menaggio e vediamo cosa ci aspetta. Siamo un po' preoccupatini perché hanno detto che vabbè, le postazioni sono diminuite drasticamente, da 70 che eravamo siamo a 20 posti, e poi bisogna vedere se ne varrà la pena, non so, rifarla, insomma vedremo. Va bene ragazzi, a dopo, ciao. Tutto più casino, devo dire la verità. Mi sa che devo spegnere. Fa l'autogrill fatta, niente, si riparte e siamo in perfetto orario, direi. Cosa dice il navigatore qua di bordo? Sì, anzi, quasi, ma lontanamente in anticipo, molto lontano. Amore, però c'è traffico, di solito noi il mattino non troviamo sto traffico. No, ma c'è da dire che la strada per andare a menaggio è una sola ed è stretta, quindi... Sì, però voglio dire, tutte ste macchine al mattino quando partiamo noi non ci sono, Ma comunque tengo i 110 di crociera. Va bene, a dopo ragazzi, prima o poi arriveremo. Una bellissima giornata anche oggi, siamo fortunatelli. Dovrebbe essere, eccolo qua, c'è il cespuglio lei, c'è il cespuglio lei, eccoci qua. Wow.
No, vabbè ragazzi, ma io quante volte ve l'ho fatto vedere sto lago? Ecco qua, siete come siete? Quante volte ve l'ho fatto vedere sto lago di Como? No, no, bisogna vedere i cespugli del lago di Como. Una miriade di volte ve l'ho fatto vedere, però ragazzi, la sua bellezza è infinita, la bellezza del lago di Como. Ma anche Manzoni ha tratto quel cespuglio sul ramo del lago sì? Di Como. Cespuglio sul ramo del lago di Como. Amore, era cespuglio, era sei sicuro? Perché sì, sì. Io, se ricordi mia. Sì, sì, no, era cespuglio. Non mogliamo. Vinceremo. Vinceremo. Beh, scusate, c'era davanti cosa qua di manco, qua. Cioè, togliamolo così, mi arriva solo negli occhi. Ma no, amore, tienilo. Comunque stavo dicendo che il lago di Como... Le belle. Ma ogni volta ve lo dico, ma non vi siete stufati di sentirlo? Io non so, ospitatela, comprategli la casa su Como Lake. Marco, barca, ma che dici? Con la barca incorporata, così non la sentite più, Como Lake. Ma c'è qualcuno di Como che ci può ospitare una settimana? Ma smettila! Senza impegno nostro. Ma finisci? Comunque... Tornando a noi, è bello e basta, no. Va bene? Tremezzina, va qua, Tremezzina. Comunque, a dopo. Siamo arrivati. Abbiamo parcheggiato lontanissimo, non ci sono parcheggi. Dopo arrivo io. Poi Marco dovrà tornare a prendere la macchina, ritornare qua, sbancare tutto e ritornare lì. Siamo a Minsega, che vento che c'è. Marco, dobbiamo mettere i pesi, eh? Infatti non lo so, adesso vediamo. Ciao dopo. Mamma, siamo arrivati, guarda che bello, c'è un po' di vento, dovremmo mettere i pesi. È una bellissima giornata, bello 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 bello. Ok, Como Lake Como, se si preferisce. Amore! Fonzi, ha detto che non lo fanno il caffè cream. Ah, non lo fanno il caffè cream? Non nemmeno così, mi fa... Ma il caffè shakerato li faccio, no? È tipo quello granita. La granita al caffè. Adesso no? Torniamo alla base. No, non è granita al caffè. Ma ce la fanno? Eh? Va bene, adesso che siamo sul Como Lake, fai una bella visuale di Como Lake. Amore, è già, eh? Ho capito. Ma non... No, vabbè, si è calmato un po' il vento adesso, eh? Qua e niente, adesso attendiamo. Marco, che cosa attendiamo, amore? Attendere prego. Attendere prego? Ma che stai a dire? Vediamo che l'urgente. Marco mi fa pubblicità in tutti i sensi, con la maglietta, con la mascherina. E poi arriveranno quelle nuove di mascherine anche. Ah sì? Domani. Ah, già, è vero! Domani super mascherine. Domani siamo a Bergamo Alta. Non so se riusciamo a pubblicare sto video stasera. Riusciamo a pubblicarlo stasera? Eh? A che ora? A mezzanotte lo pubblichi? Ah, sono le 10, le 9. Eh? Amore, ma finisce alle 11, ma sera! E te non dirlo, quindi oggi sono le 11, in realtà sono le 9, mica c'è l'orologio, no? Vabbè, io non ce la posso fare, ragazzi, veramente. Va bene, a dopo. Che dici, è mezzanotte, anche se sono le 10, mica c'è l'orologio alle spalle. A dopo. Il tempo con il mio gioco preferito. E Marco fa merenda con la banana. E io con i ciliegi. A dopo. C'è nessuno, cioè c'è ma non c'è. Vabbè. Buon appetito, amore. Cena time. Amore.
Allora, praticamente io ho acceso sta videocamera sempre solo quando abbiamo mangiato, praticamente. Una volta che io mangio, sono in situazioni strane, te, ciao, saluto. Cosa stai mangiando innanzitutto? Spiega. Pane integrale con salame piccante e provola affumicata. No, era dolce. Provoletta. Ah, affumicata, sì. Ah. Niente ragazzi, molto moscia stasera, molto moscia, molto 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 moscia, in più c'è sto vento e ci sta snervando e in più dobbiamo stare fino alle 11. Sto vento un'oretta, poi se ne va. Sì è vero, alle 8 cala il vento, però alle 10 ho visto che viene a piovere, per cui boh. Va bene, niente raga, un po' noiosetta stasera Tina. Perché c'è poco passaggio, c'è poco movimento. Vabbè, adesso magari andranno anche gli altri a mangiare, che dici? Va bene, a dopo. Ne approfitto di questo tempo per farvi vedere cosa ho fatto le ultime creazioni. Ho fatto questa, gorgeous, che non sono riuscita a farvi il video, non ve l'ho fatto vedere. Poi ho fatto questa. Ma che carina, tu! E poi ho fatto questa. Cappuccetto rosso, che bellina. E poi ho fatto questi due bouquet, sono elastici per capelli, 8, ne ho fatti due, ne voglio fare altri, ci ho messo un bel po' a farli, devo dire la verità, ci ho messo veramente tanto, ma perché i primi esperimenti, si sa che le prime volte le cose non escono subito velocemente. E poi questi orecchini in resina, finalmente mi sono usciti decentemente. I fenicotteri, le stelle marine e le conchiglie. E basta, raga. Sì, mi rendo conto che non ho fatto granché. Ho fatto le Elsa, che piacciono. Scusate. E basta, mi sto morendo. Il rumore dell'acqua. Com'è trasparente? Ho fatto bene il Covid all'acqua, altro che. Che bello. Mi puzza un po' quella montagna là, mi puzza parecchio. Questo? È pazzo. Vabbè, inoltrata. Marco, sei su YouTube? Sei su YouTube? Qui si è fatta notte, ragazzi, e fra un po' credo che più o meno le 2 di notte che sbancheremo fra un po'. Io direi che il vlog lo possiamo chiudere qua. Sì, così carichiamo il video. E hai sentito Marco che cosa dice? Così carichiamo il video. Va bene, ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona domenica, no, un buon sabato per domani, una buona domenica. Marco, cosa stai facendo? Sto ipnotizzandomi. Vuoi salutare a chi? Chi guarda il video rimarrà ipnotizzato e non potrà più lasciare il canale. Lascerai il canale solo quando lo dico io. No, vabbè, io ho parole, ragazzi. Qua devo vabbè, qua è la mia parola. Qua siamo al limite, è vero Marco? Qua siamo al top di gamma. Va bene, ragazzi, vi saluto. Saluta Marco. Saluta Marco. Marco, saluta. Amore, dai, spollicciate, condividete e alla prossima, ciao.